Bella raga, aggiornamento della situa, parliamo di profumi. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono William, vivo in Inghilterra e su questo canale YouTube parliamo di profumi di nicchia, ma soprattutto profumi di lusso. Quindi se ti interessa l'argomento, iscriviti al canale e già che ci sei, metti mi piace a questo video. Un video diverso dal solito, forse una nuova rubrica, perché voglio raccontarvi, voglio condividere e soprattutto documentare nel mio diario olfattivo la mia prima esperienza con la profumeria Bloom di Londra, più precisamente nel quartiere storico, nel quartiere centrale di Covent Garden. Per chi è stata a Londra, vabbè, vi suonerà sicuramente familiare. Lasciami un commento se sei venuto a Londra, se vivi a Londra, se ci sei passato in vacanza, perché ci tengo tantissimo. Come detto precedentemente, io vivo a Londra e non ero mai stato, ragazzi, alla profumeria Bloom, una profumeria che alcuni di voi mi hanno consigliato per andare a provare appunto un brand di profumeria artistica veramente eccezionale, che potete vedere qui davanti a voi, il brand Prin e la fragranza Sarinkan, veramente fenomenale, e ho già registrato un video dove la recensisco, quindi vi lascio il link qui o comunque nell'info box, poiché non parleremo in questo video di questa fragranza, ma diciamo quando è uscito questo video uscirà anche il video appunto su questa fragranza, quindi li facciamo uscire in combo, ok? Un giorno due video, ragazzi, fenomenale. Quindi già metti doppio mi piace, iscriviti due volte per iscrivere anche tuo cugino a questo canale YouTube, se gli piacciono o non gli piacciono i profumi, perché gli piaceranno dopo che si è iscritto. Allora, parliamo un po' di questa fantastica esperienza e io devo ringraziare, e lo sapete che io sono sempre trasparente, ringrazio Damiano del gruppo Viaggi Olfattivi e Mr. Moz, che ovviamente è un altro creatore di contenuti, di fragranze meravigliose, che abbiamo avuto anche ospite in una live di YouTube, ragazzi, che mi hanno consigliato appunto, a parte il brand Prin, e comunque mi hanno detto: William, ancora non sei andato da Bloom, dalla profumeria Bloom, sei sempre da Harrods, vai anche dalla profumeria Bloom. Ma perché non ci sono andato, o comunque non c'ero andato fino a qualche settimana fa? Semplicemente, ragazzi, perché come ho detto già in un altro video, ovvero differenze fra Italia e Inghilterra per un collezionista di fragranze, qui in Inghilterra il concetto di profumeria artistica è molto diverso in confronto all'Italia, poiché da nord a sud in Italia, in ogni città, in ogni regione ci sono tante profumerie artistiche, qua in Inghilterra è già più raro, ci sono alcune eccezioni come Jovoy e come appunto Bloom, di cui parleremo oggi, e appunto il resto è solo agglomerato nei centri commerciali appunto di lusso come Harrods, come Selfridges e quant'altro. Quindi a me mancava proprio, ok, l'esperienza dalla profumeria artistica. Ero più abituato a entrare da Harrods, provare tutte le fragranze che volevo e poi scegliere io in modo, diciamo, più o meno autonomo, se non con qualche consiglio magari di qualcuno che lavora lì in qualche brand. Però l'esperienza, diciamo, più all'italiana con la profumeria artistica era una cosa che ancora non avevo fatto, ragazzi. Quindi finalmente sono andato a Covent Garden appunto per provare queste fragranze che adesso vi racconto tutto. Ci tengo a precisare una cosa, perché io alcuni di voi, non tutti, ma alcuni diranno: ecco William, è una, diciamo, pubblicità, la profumeria, quant'altro. No, ragazzi, fermi là, perché io già vi conosco. I profumi della Situa non ha bisogno e non ci tiene a certe cose. Adesso vediamo di farvelo vedere. Mettete un fermo immagine, magari mettete in pausa. Ecco qua, questa è la ricevuta Bloom Perfumery. 140 sterline e questa è la fragranza. Ok, ragazzi, vi fate un bel fermo immagine. Se lo volete, vi faccio la foto, me lo mandate nei DM di Instagram e vi mando la ricevuta. Non lo so, magari me la rimborsate, non lo so, come volete voi. Quindi, per farvi capire che è un video che non mi è stato richiesto, è un video che voglio fare soprattutto anche per me, per documentare la mia prima esperienza in una profumeria di nicchia e magari condividerla anche con voi, perché si possono trovare veramente delle fragranze eccezionali. Ma perché, William, vuoi fare un video sulla profumeria Bloom, ragazzi? Lo voglio fare perché oggigiorno proprio il concetto di profumeria artistica inevitabilmente, mese dopo mese, anno dopo anno, viene sempre messo più a rischio. E ci sono poche realtà oggigiorno, forse in Italia di più, senza ombra di dubbio, ragazzi, ma comunque nel mondo, con fragranze cloni, con fragranze arabe low cost, con altre realtà
inevitabilmente tutti vanno a intaccare il concetto di profumeria artistica, perché hanno visto comunque che ci sono dei soldi da acchiappare, diciamo, da tanti collezionisti come siamo noi. Quindi noi dobbiamo essere sempre più, diciamo, accorti dove compriamo, cosa compriamo, anche i fake, ragazzi, è una questione abbastanza importante dal punto di vista, diciamo, online, però dobbiamo essere sempre più vigili, ok? E la profumeria Bloom, ragazzi, io quando ci sono entrato, veramente mi ha dato l'impressione inizialmente e comunque anche alla fine che è veramente un piccolo negozio, perché alla fine saranno, non so, 40-50 metri quadri, non è enorme, ragazzi, abituati magari da Harrods che entri ed è gigantesco, e che appunto salvaguardino il concetto di profumeria artistica barra artigianale. Quindi questo ci tengo tantissimo. Pur essendo magari come tanti di voi un grande collezionista di fragranze, la mia collezione più o meno la conoscete, diciamo, ok? Se ti sei magari iscritto al canale vatti a recuperare alcuni video, però diciamo conoscete i miei gusti e la mia collezione. Io quando sono entrato là dentro mi sono un po' sentito un pesce fuor d'acqua. Perché? Perché quelli sono brand di profumeria artistica che magari non vai a trovare da Harrods, che cercano più quel, diciamo, brand di lusso e quant'altro. Faccio un esempio, Zoologist, ok? Era un brand che non lo trovi da Harrods, non lo trovi da Selfridges, magari è anche un pochino complicato da trovare in Italia. Mentre qui io da Bloom sono riuscito a trovarlo, ma come lo stesso Prin, ma come lo stesso altri brand. Quindi mi sono sentito, diciamo, a disagio, perché non conoscevo tanti brand, e questo mi ha fatto estremamente piacere, perché una persona può essere magari come me, come voi, appassionata, collezionista da 3, 5, 10 anni, però a volte, sai, ti vuoi sentire un po' un pesce fuor d'acqua perché vuoi scoprire quelle fragranze nuove. E quindi io mi sono sentito un novellino, pur avendo magari la mia esperienza da collezionista di fragranze di nicchia e di lusso, appunto nella profumeria Bloom, e mi sono divertito tantissimo. Allora, partiamo da un presupposto. Vi parlo della profumeria Bloom anche perché, ragazzi, è a Covent Garden, ok? Quartiere turistico, storico. In un modo o nell'altro, se venite anche solo a Londra per un weekend, ragazzi, ci passate a Covent Garden, perché passi da Oxford Street, fai Oxford Circus, fai Piccadilly, fai e ci passi a Covent Garden, volente o nolente. E in un vicolo, appunto, di Covent Garden trovate questa piccola profumeria. Cercherò di mettervi anche delle immagini o dei video che ho registrato per delle storie di Instagram. È una profumeria dove, diciamo, non voglio dire non è permesso, però il concetto è che tu ti fai seguire da qualcuno, ok? Ci sono tre pilastri in pietra, come questo banchetto che vedete qui, e appunto c'è una persona che vi porta le fragranze su questo banchetto e si incomincia a capire, a fare un percorso olfattivo insieme. Molti di voi mi diranno: William, svegliati, in Italia è così da sempre e quant'altro. Lo posso immaginare, ragazzi, ma per me appunto è un'esperienza nuova. Allora, prima di tutto, carinissimi, veramente carinissimi. E poi, diciamo, in base anche al commesso, io avevo una ragazza che parlava francese, parlava un po' di italiano, parlava inglese, quindi è anche utile dal punto di vista turistico, perché, ragazzi, Londra veramente ci sono tantissime culture, tantissime lingue, tantissimi turisti, okay? Quindi questa è una cosa molto molto buona. Quindi anche se parlate poco inglese e comunque parlate italiano, vi possono aiutare, quindi questo è già una grande cosa. Nel mio caso non c'era questo problema, però posso capire che magari, non so, un turista tedesco vuole andare lì e ha questa necessità di parlare magari un'altra lingua, non lo so, ragazzi. Quindi molto molto bene, e mi hanno appunto, vabbè, accolto e, diciamo, mi hanno chiesto se volevo fare un percorso olfattivo veramente a 360 gradi per capire cosa mi interessasse, o se magari c'era un brand in mente che io volevo esplorare. E gli dissi apertamente: guardi, sono qua per provare il brand Prin, e nello specifico questa fragranza Salingkhan, che mi fu appunto consigliata da alcuni di voi, che ringrazio ulteriormente perché l'ho acquistata, l'ho aggiunta in collezione. E questa persona mi ha preso quella fragranza e ha incominciato anche a prendere altre fragranze che vivono comunque nella stessa valle. Quindi questo mi è piaciuto molto, tutto con estrema calma. Mi ha raccontato un po' della fragranza, cosa troviamo, cosa non troviamo, mi ha parlato un po' del maestro Prin, che comunque è anche, diciamo, collegato a Zoologist, che ha fatto fragranze, che insomma, tutte queste belle storie che mi interessano. Abbiamo poi messo le mogliette e poi abbiamo fatto semplicemente il gioco di dividere sì o no e forse. Quindi a sinistra mettevamo le mogliette con la bottiglia, appunto sì, a destra no, e al centro vediamo come evolve. Quindi abbiamo un po' fatto questo percorso, ne ho provate un pochino. Ovviamente lei mi ha detto: prenditi il tuo tempo, esci dalla profumeria, fatti due passi, diciamo, a Covent Garden, torna indietro, arieggia, non c'è fretta, cioè io sto qua, non ti sentire costretta. Questo io l'ho apprezzato tantissimo, perché poi, ragazzi, dopo un po'
inizialmente, cioè perdi un po' anche, non voglio dire l'olfatto, però fai fatica poi a percepire alcune note, alcune nuance, ma ci sta dopo che provi tante fragranze, è normale. Quindi ho avuto questa bellissima esperienza. Ragazzi, un video un po' così, magari forse con meno tagli, spero insomma lo possiate apprezzare. Un video, diciamo, più genuino, più così, più meno preparato. Quindi una bellissima esperienza dove ho provato veramente tante fragranze. Siamo stati là un'ora, anche di più, cioè siamo presi il nostro tempo, cioè ci è voluto un attimo, non è una cosa che si è fatta veramente in 2 minuti. E niente, poi alla fine gli ho detto, guarda, io amo questa fragranza, mi ha detto il prezzo, mi ha detto la disponibilità e quant'altro, e io poi ho fatto il mio acquisto. Una cosa che mi è piaciuta tanto è che ovviamente da loro, diciamo, non ha spinto a farmi acquistare la fragranza. Attenzione, lei mi ha detto, se vuoi, torni un'altra volta, rifacciamo lo stesso percorso, quindi analizziamo se veramente ti piace, oppure posso venderti anche solo il campioncino, che appunto vedete qua. Questo, vabbè, è uno degli omaggi che mi è stato fatto, adesso l'ho preso come esempio e vi spiego anche perché l'ho preso come esempio e perché ha questa label gigante che è utile, poi vi spiego un attimo. Quindi ha puntato più a farmi tornare e eventualmente a farmi comprare un campioncino, non so cosa costava, 4-5 sterline, non lo so ragazzi, non so cosa costa, in base alla fragranza penso anche, o comunque a quant'altro. Quindi questo l'ho apprezzato molto, però alla fine io volevo andare via di là con un ricordo e ho acquistato questa fragranza, che ripeto, vi lascio il link appunto qua nell'info box o qua sopra, perché appunto ne parliamo, merita tanto ragazzi, è un brand di cui continueremo a parlare. Una cosa che ho apprezzato, appunto i campioncini li fanno loro, perché appunto Prine non rilascia dei campioncini ufficiali, e la cosa bella è che qui trovate, ovviamente si fa fatica a vedere ragazzi in video, ma il nome del brand, ok, le note, e voi dite vabbè, ma che novità, no? Però mi piace molto di più così piuttosto che attaccato con lo scotch sul davanti, che poi devi capire un po' cosa c'è scritto, soprattutto se è un nome lungo ragazzi diventa poi complicato. Quindi mi è piaciuto molto, un campioncino semplice di plastica ragazzi, classico. Però una cosa che mi ha fatto piacere ragazzi, e anche, come potete vedere, spero si vede in video, il QR code, ok? Diciamo alla fine, diciamo, del cartellino. Il QR code, in modo che poi voi col vostro telefono inquadrate il QR code e andate direttamente sul sito Bloom e potete acquistare il campioncino, acquistare la fragranza o comunque leggere maggiori informazioni. Quindi mi è piaciuto molto che io, scannerizzando questo, vado direttamente sulla pagina. È una cretinata, però è una cosa smart che secondo me ci sta. Quindi un'esperienza molto molto bella. Io non vi nego ragazzi che sto pensando anche di mandargli una mail semplicemente, ma non per fare una collaborazione o per avere fragranze gratis, ripeto, non, sui profumi della Situa facciamo le cose in un altro modo, ma semplicemente perché vorrei chiedergli il permesso di filmare al loro interno. Io ripeto, vi ho già messo alcune delle immagini e magari ve le metto ancora adesso perché ho girato delle storie, insomma, quando c'erano quei momenti di pausa, e ho fatto anche alcuni reel che ho pubblicato su Instagram e magari ti invito a seguirmi. Però volevo proprio, diciamo, essere lì con voi, fare un video dove farvi vedere che brand hanno, farvi vedere dov'è, magari andarci in macchina insieme, ok? Fare più, diciamo, un viaggio on the road e andare, non so, road to Bloom Perfumery, ok? Farvi vedere com'è, farvi vedere cos'è dentro, che brand ha, magari provare qualche fragranza insieme, insomma, fare un video un pochino diverso dal solito da questo set. Quindi fatemi sapere nei commenti se è una cosa che magari vi può interessare. Quindi esperienza assolutamente positiva, io penso che sicuramente ci ritornerò perché ho addocchiato alcuni brand che veramente mi hanno interessato e magari appunto ve li farò vedere se ho l'onore di magari riuscire a portarvi lì con un video, non so, con qualcosa. Quindi ci tornerò sicuramente, mi viene un po' scomodo a livello logistico Covent Garden per una questione di parcheggio, una storia lunga ragazzi, se vivete a Londra potete capirmi. Quindi ci tornerò sicuramente, meravigliosa, torneremo comunque anche da Harrods ragazzi, faremo un sacco di video, un sacco di storie e quant'altro. Quindi vi consiglio davvero di andarci, perché anche in una zona turistica, quindi facile da arrivarci, e magari potete trovare quella fragranza che vi farà ricordare il vostro weekend, la vostra vacanza a Londra, e sarebbe anche figo. Quindi una realtà che sostiene, veramente protegge la profumeria artistica per come dovrebbe essere, grazie a Dio ci sono ancora. Io vi invito a iscrivervi anche a Instagram e a TikTok ragazzi, che è fondamentale, là trovate dei contenuti diversi, più in pillola, più veloci, delle storie veramente meravigliose. E noi ci vediamo volentieri in un altro video, lasciatemi un commento perché li leggo tutti e rispondo molto volentieri. E noi ci vediamo alla prossima, quindi iscrivetevi al canale e ciao!